cari cittadini sportivi, siamo agli Arbatti, siamo nella casa di Borgo Grotto Gigante del Venulia e siamo in compagnia con Daniele Peluso, responsabile del settore mini rugby. Ci vedete naturalmente con mascherina al seguito perché non siamo così tanto distanziati e quindi tutto sommato va bene così e dobbiamo anche rispettare quelle che sono le regole. Io con Daniele, gironzolando un po' per il manto verde degli Arbatti, volevo capire un attimo qual è la situazione del Venulia a livello di ripresa, perché si è parlato tanto di ripresa, ma è chiaramente poi riprendere per uno sport di contatto, specialmente come il rugby, non è così banale, no? Certo, innanzitutto buongiorno a tutti. Io vorrei partire con una piccola provocazione. Si parla sempre di ripresa dell'attività sportiva, ma in realtà Venulia non si è mai fermato. Non si è mai fermato durante tutto il periodo del lockdown e non si è fermato neanche dopo. Tant'è vero che tutte le nostre categorie si sono allenate da casa con i nostri tecnici che si sono impegnati e si sono prodigati per quanto riguarda l'insegnamento delle cose, magari quello che si poteva fare a casa, insomma, no? Dal mini rugby fino alle categorie maggiori, i nostri ragazzi hanno fatto un sacco di video anche per i social per dimostrare che l'attività non si è mai fermata, anche le nostre ragazze della prima squadra femminile, e abbiamo sempre continuato a dare un servizio non soltanto ai nostri atleti ma a tutti quelli che ne potevano aver bisogno. Da giugno, da quando abbiamo potuto riaprire il nostro campo in seguito alla riapertura, alla ripartenza, con tutte le regole e tutte le formalità che ci venivano richieste sia dallo Stato, dalla Regione che dalla Federazione. Abbiamo continuato con gli allenamenti in sicurezza e quindi non ci siamo mai fermati in realtà. Abbiamo continuato a lavorare sempre, cercando di fare il massimo possibile con gli strumenti che avevamo a disposizione. Qui abbiamo veramente studiato giorno e notte dei sistemi migliori per poter dare il servizio migliore, per far divertire i ragazzi e per non far spegnere quel fuoco che arde e che continua a ardere dentro loro. Tant'è vero che abbiamo un sacco di ragazzi che sono ritornati, abbiamo un sacco di persone che chiedono informazioni, che vengono a provare, un sacco di bambini che stanno provando uno sport all'aria aperta e quindi Venulia non si è mai fermato, questa è la realtà. Ed è, credo che sia anche un importante segnale, Daniele, quello di uno sport di contatto come il rugby, che naturalmente fa fatica rispetto a tante altre discipline, però giustamente hai detto te, dal punto di vista anche dei più giovani c'è questo fuoco che arde, no? Dal punto di vista sì, dell'agonismo. Però come si riprende uno sport di contatto come questo tenendo conto di tutte quelle che sono le regole da rispettare? E non è banale. Sì, no, assolutamente, si riprende con il buon senso. E si cerca comunque di evitare il contatto fisico pieno, e si cerca di proporre ai ragazzi degli esercizi divertenti che magari vadano ad affinare qualità diverse, skills diverse come la velocità, il coordinamento o le tecniche di base, il passaggio, il sostegno per esempio. Si va a lavorare molto su questi aspetti. Certo, il contatto è la parte fondamentale di questo sport. Non fare contatto vuol dire giocare un rugby un po' con un rugby che zoppica. Però il buon senso ci impone di continuare a lavorare con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi tanto atletismo, tanto divertimento, mai fermi e poi tanta creatività. Ecco, la parola chiave di questo post lockdown è stata creatività, sapersi reinventare e cercare di abbandonare gli schemi che ci hanno tenuti fermi e chiusi nei nostri moduli, nei nostri modi di lavorare, nei nostri modi di pensare, e cercare di adattarci a quella che è la nuova realtà, che è una realtà che è nuova e che resterà questa, perché questa sarà la nostra nuova realtà. Dovremo confrontarci ogni giorno con questi problemi, si spera magari non in maniera così drammatica,
Però se non riesci a pensare un po' fuori dalla scatola, come dicono dall'altra parte della manica, se non riesci un po' a ricalibrare i tuoi metodi, i tuoi ideali, quelle tue credenze, se non riesci a capire che il mondo cambia ed è giusto che tu cambi insieme a lui, molto probabilmente non ci sei più. Né sportivamente, ma probabilmente in nessun campo, ecco, non soltanto nel rugby, ma parlo anche per un'impresa, parlo per una qualsiasi attività. Diamo un po' di date di quella che è, diciamo, dal punto di vista agonistico della ripresa della stagione. C'è, diciamo, già un calendario per quanto riguarda. Sì, il calendario parla della serie C, dovrebbe essere al 21 di novembre, se non ricordo male, dovrebbero riprendere i campionati, e dal momento in cui si riprende con le serie maggiori, quindi appunto con la nostra prima squadra, penso che a cascata ricominceranno tutti i campionati. Per quanto riguarda i ragazzini più piccoli, questo non lo sappiamo ancora, siamo in attesa di vedere un attimino quali saranno gli sviluppi, anche perché le nostre feste del rugby sono delle grosse feste dove sono coinvolti molti ragazzi, molte famiglie. Quindi vediamo un po' quale che sarà la linea di pensiero della federazione e noi ci adegueremo, eventualmente anche a fare delle cose in formato più ridotto, magari. Vediamo. In realtà siamo in una situazione che è un po' paradossale perché non sappiamo quello che succederà domani. Quindi a fare delle previsioni così tanto in là a me sembra inutile, anche perché comunque rischieresti di caricare di aspettative dei ragazzi e delle famiglie che scalpitano per fare attività, per giocare, per divertirsi. Quindi io andrei comunque cauto. Dicendo a tutti, sì, guardate, torneremo a giocare a rugby come piace a noi, però senza illudere i ragazzi, perché se i ragazzi si illudono e ci ne restano male, questa è una ferita che è difficile da poi da rimarginare.